Salve, sono Mario Zaghini di Verucchio, in provincia di Rimini. Sono qui nel mio oliveto per farvi conoscere come si producono le olive per produrre l'olio extravergine Il Borgo, che commercializziamo nel negozio Il Bello e il Buono qui a Verucchio, un negozio di prodotti tipici a chilometro zero, gestito da mia moglie. Gli uliveti, come potete vedere, sono composti da piante secolari, in prevalenza varietà Correggiolo e Frantoio, una piccola quantità di Rossina, Selvatico e Moraiolo. I nuovi impianti, invece, come potete vedere qui vicino, sono composti principalmente da Frantoio e Leccino, in una percentuale circa del 75% Frantoio e 25% Leccino. Il mix di queste varietà, il clima collinare, la vicinanza del mare e il terreno argilloso di questi oliveti permettono di ottenere dei prodotti di qualità con chiare e spiccate caratteristiche. In questo momento, come potete vedere, siamo in pieno raccolto, un raccolto che va dalla seconda metà di ottobre fino a fine novembre circa. Per ottenere un olio di qualità bisogna effettuare la molitura entro 24-48 ore al massimo dalla raccolta. Raccolta che è passata dalla brucatura manuale di diversi decenni fa a quella meccanizzata. Andiamo per gradi. Dalla raccolta con questo attrezzo, che era la cesta per le olive, ed era effettuato in questo modo, con scale o anche a mano, e avveniva in questo modo la raccolta. Si prendeva ramo per ramo e questo era il tutto. Ciò era possibile perché c'era molto manodopera al tempo in campagna e quindi, anche se il lavoro era laborioso, si poteva lo stesso raccogliere tutta quanta l'oliva. Poi si è passato, negli ultimi 20 anni circa, a fare la scelta delle reti per evitare che del prodotto venisse disperso e l'utilizzo di rastrelli o di un'altra specie di pinza. Con i rastrelli si poteva fare in questo modo, quindi si agevolava molto la raccolta, oppure con questo attrezzo, io principalmente usavo questo, dove era ancora più rapida. In questo modo si è andati via via agevolando la raccolta. Non più bisogno di raccogliere olive che andavano disperse sul terreno, perché un tempo, anche se non è una pratica molto adatta per ottenere un olio di qualità, purtroppo c'erano le donne e i bambini che erano preposti a questo tipo di lavoro, di raccogliere i chicchi che andavano dispersi per terra non essendoci le reti. Poi, negli ultimi anni, si passa alla raccolta meccanizzata, partendo da questi attrezzi che ora vi mostro. Questo è uno scuotitore con la sua batteria che facilita la possibilità di movimento nell'uliveto senza avere grossi ingombri di cavi o altro materiale. Lo solo che mi attrezzo. Questa è stata l'innovazione che ha fatto sì che in breve tempo si possano raccogliere svariati quantitativi di olive con l'utilizzo di poche persone. Come vedete, senza l'ausilio di scale si raggiunge qualsiasi parte dell'olivo, una notevole rapidità di raccolta. Altre tecniche sono anche con bracci meccanici applicati a dei trattori, che questo effetto lo fanno con delle grosse spazzole. Oppure c'è il sistema con uno scuotitore ad ombrello che si piazza al tronco dell'olivo
e questo scuotere fa sì che il frutto cada in terra e venga raccolto da questa imbragatura di rete sotto all'ulivo. Questo però è un metodo usato soprattutto ora che si fa anche con l'ulivo una lavorazione intensiva quasi simile a quella dei frutteti, perché la pianta va scossa in una maniera abbastanza energica e quindi un lavoro sulle piante secolari come queste non sarebbe possibile, in quanto non sente la pianta molto adulta, non sente la vibrazione e non si otterrebbe nessun risultato. Quindi su uliveti nuovi e su uliveti che non si possono fare diventare adulti perché poi l'effetto non è più valido. Gli uliveti sono curati personalmente da me, dalla potatura, dopo aver fatto dei corsi presso l'associazione olivicoltori, mi sono quindi fatto una base per poter operare sulle piante, alla concimazione che è organica e azotata, alla raccolta, come dicevo, che viene effettuata nel minor tempo possibile e subito si passa alla molitura, ai frantoi molto validi che ci sono qui nella nostra zona. Inoltre la scelta di non effettuare alcun tipo di trattamento sulla pianta fa sì che l'olio ottenuto sia il più genuino e naturale possibile, e questo per garanzia di una serietà di lavorazione che noi vogliamo ottenere. Poi la cura particolare del stoccaggio e imbottigliamento per ottenere il prodotto che andremo a vedere ora in negozio in piazza a Verucchio.